Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 19esimo episodio della Soul Link Pokémon Horror Argento. Bentornati accanto anche sul mio canale e diamo un bentornato anche a lui, a Rocket. Bentornati accanto. Bentornati. Okay. E sì, signori miei, alla fine abbiamo deciso di ritornare. Se non avete visto lo scorso episodio, andatelo a vedere nel canale del Rocket. Cosa facciamo oggi, Luke? Allora, quest'oggi, ragazzi, per prima cosa, visto che ci troviamo ancora qua a Zafranopoli, andremo dalla casa Sabrina a farle visita per la medaglia. E poi pensavamo tipo di andare da Erika, o sbaglio? Esattamente, anche. Sì. Andiamo, esatto. Vedremo di andare da Erika se ci sarà tempo a disposizione. Esatto. No, poi andremo anche a fare altre cose che ci aiuteranno a sbloccare comunque la storia di Kanto, insomma. Esattamente. Olè, palestra. Allora, quindi andiamo subito in palestra. Lo proviamo il bug tattico di andare sempre a destra? Io lo proverei, sinceramente, perché magari non mi ricordo se non funziona più già in questa generazione, quindi lo proverei lo stesso. No, perché sennò mi metto a sclerare io, cioè, veramente. Ok, subito un bel Tyranitar così, a freddo. Adesso che mi è venuto in mente che ho trovato un Golbat, un Crobat. Sì. Raga, io durante l'allenamento, nella parte prima, cioè, nelle parti prima della Lega, ho trovato un Crobat shiny, l'ho catturato, poi magari ve lo faccio anche vedere. Sì. E niente, boh, mia, ci sono rimasto male, perché... Uno. No. Ok. Perché mi ha tirato un Porygon 2. Io mi ricordo che Porygon 2 c'ha specchio velo. Lo ricordo molto bene, me lo ricordo. Ok, quindi. No, boh, stavo dicendo che praticamente uno cerca gli shiny per tutta la vita e li trova in una Soul Link dove non può catturare i Pokémon. Sì, appunto. È una cosa triste. Molto triste, sì, veramente. Cioè, boh. La morte civile. Io qua nel frattempo sto arando tutti gli allenatori che mi trovo sul passaggio. No, tu chi cazzo sei? Minchia, sottolineata, mi sto mettendo veramente in difficoltà. Come, ma veramente, Luke? Perché sta continuando a fare Pain Split e ultimo canto. Dio, che fastidio. Fastidiosissimo, proprio come la merda. Che fastidio. Oh, tanto adesso comunque muore con ultimo canto. Perché non scemo diciare, di merda. Che figa, ragazzi. Ma meriti proprio di morire malissimo. Crepa. Ok, è morto. Grazie a Dio anche. Ok. Aia, olè, giù. A che punto sei tu? Boh, io sto andando un po' alla cieca, sto sfidando allenatori, uccidendo gente, un po' così. Sì, cioè, veramente. Allora, okay. Qua. Andiamo ancora. Io sto andando sempre dalla parte opposta, praticamente. Idem. Raiorn. Ok, Oh, cazzo, Magcargo, rip Etna. Etna conferma. Usa staffetta, Ryan. No, Zapdos. Ma sono ritardato, ma ho mandato Boneliness contro Magcargo. Ma perché ho fatto una cosa del genere? A chi capita una cosa di queste qui? È la morte civile, Pasquale. Ok, buttalo giù a casa. Che a Pupenaz gli ha tolto 2 VS Polneve. Cioè, comunque sì, il mobile di Pupenaz si è un po' attenuato, perché vedo che sta... No, adesso minchia, è il devasto, cioè, veramente. È il devasto civile. Ok, io devo anche comprarmi delle pozioni perché le sto finendo male. Mi manda addirittura questo qua. Addirittura. No. Qualcosa mi dice che non funziona più, perché non so dove cazzo sto vedendo. Allora, la risposta. No, funziona! Sono arrivato! Guarda che non mica l'hanno cambiata sta cosa alla fine. Bella lì! Bella lì. Ci sono. Io sono ancora abbastanza indietro, quindi se vuoi pure cominciare a studiare. Vabbè, in teoria ci sarebbero altri allenatori, però frega cazzi. Ok, dai, io inizio. Monello. Allora, ti stavo aspettando. 3 anni fa ho avuto una visione del tuo arrivo. Vuoi la mia medaglia? Non amo lottare, ma è il mio dovere di capopalestra conferire medaglie a chi dimostri di meritarle. Se lo vuoi, ora vedrai i miei poteri psichici. E ovviamente la solita Sandrina che predice campioni su campioni, ma... E poi dice misuramente. E poi le busca, anche perché finché... Sì. Finché manda in campo Eevee. Però merda, non deve fallire. Comunque ti avverto che Persia stava per imparare Splash. Ah. Ok. Beh, bene. Onesto. Ragazzo, vado fuori, lincio il cane che sta abbaiando, giuro. Ah, ma non è il cane? Io pensavo fosse un rumore qua fuori da casa mia, cazzo. No, detto, è il cane da me. Luke. Ehi là. Allora, pensa a un Pokémon. Ok. Lo stai pensando? Sì. Chi è? Sì. È merda. No, alla Kazam. No! Falce cannone su merda! Oh no. No, no. Merda! No! No, 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 no! No, raga, merda è morto, no! No, no! No, raga, è morto merda, me lo sento. Merda! Anche se non me l'ha confermato, me lo sento che è morto. No! Non ci credo! Ragazzi, la Soul League può finire anche oggi, sinceramente. Io la interrompiamo la parte subito, andiamo a ritirarci. Abra! Mi manda Abra! No! Raga, merda! Resisteva da Marantopoli, praticamente, resisteva.
Dai, ma porca troia, ma falce cannone, ma come fai? No, cioè, frustata su Schaller! No, calma, io ho vinto intanto. Vai via! Oddio. No, ragazzi, Wobbuffet quindi è morto pure, insieme a merda, purtroppo. I Pokémon che duravano da più tempo. Mi dispiace un sacco, cioè non merda. Non ci credo. Figlio di troia. Ragazzi, Sabrina è sempre stata abbastanza stronza, se così per usare una parola leggera. Minchia, no, mi sento malissimo. Non ci credo. Vabbè, Gio, almeno è morto il tuo canale, dai, almeno quello. Luke, ma dai, cosa vuol dire? Che costruzione di merda proprio. Ok, io me ne torno a casa, vabbè. Però, Luke, cioè, per merda, io utilizzerò il box personale, nome, e lo chiamo merda, il box. Oh, Gio, adesso c'è una bella cosa da fare, quale coppia prendiamo? Ci penseremo alla fine di questo episodio. Cioè, perché sai cosa? Ci abbiamo tre colleghi che hanno catturato Jolteon e Psyduck, e poi Mac ed Odrio. Quindi, boh, non lo so. C'è ancora abbastanza tempo, però, comunque, per pensarci, dai. Ok. E ora ci tocca depositare merda. Okay. Adesso cambiamo, ragazzi, box e ritorniamo all'uno. Ok, Wobbuffet, addio. Addio, Wobbuffet. Molto bene. Depositato. Mi spiace. Io gli ho fatto il box apposito per merda, te lo dico. Ok, dopo questa veramente tremenda fine di merda. Madonna, ci sono rimasto malissimo. Cioè, ragazzi, ha fatto una fine tremenda con Faccio Canocchio. Faccio Canocchio, lo buttava giù 6 volte. Non c'era un cazzo. Sì, da... appunto. Ah, qua okay. C'è la cattura, però. Dove sei? Per andare a Zuropa, sì. Sei? Ok, per grosso 7, se non mi sbaglio, questo qua. Esatto. Andiamo. Ok, vediamo un po'. Vai. Ok, cattura. L'ho trovato io. Anche per me, vediamo un po'. Teddy Ursa. Ok, per me è Jumpluff invece. Che bello. Ok, va bene. Vabbè, lo chiamo Poo, cioè veramente. Lo chiamo Poo. Come si scrive Poo? Poo, H. Ok, niente, no. Fuga. Ha fatto teletrasporto. Dai, ma come quello di ieri. Avete rotto le palle con questo teletrasporto, sinceramente. Minchia, che sbatti. Ok. Quindi... Ok, vado a liberare Poo. Bene, rip. Ragazzi, che tristezza teletrasporto, madonna. Lo spammano come la merda per ricordare un Pokémon che a noi ci stava molto a cuore, ma purtroppo è morto. Rip, merda, sarei sempre nei nostri cuori. Tu sarai sempre il vincitore della Soul. No, bisogna usare taglio per andare da Erika, madonna. Vabbè, tanto abbiamo una coppia vuota, quindi vai. Cioè, questa è una bella cosa, cioè, io vado a rispolverare Plato. Allora, io cosa uso? Io per cosa usavo taglio? Aspetta, io usavo Whipping Bell. Ah, cioè, io usavo Batch. Ah no, non avevo Batch. Vabbè, comunque sì, ragazzi. Oh, potremmo fare la cattura a Zafferano a Zurrapoli nell'acqua. Facciamola subito. Bella. Vai, aspetto te, Luke. Intanto parlo al vecchietto. Anch'io parlo al vecchietto, allora vediamo un po'. I Grimer. What? Va bene, non importa. Ok, cattura di Azzurropoli, vediamo un po' chi è. Ninetales. No. Buonissimo. Figa. Rosica. LA, no, però posso riprovare. Ok. Perché l'avevo già trovato. No, allora, Ninetales. Ancora lui. Questo mi viene il dubbio che ci sono tanto LA. E infatti, sai che mi sa che c'è questo problema? Quindi però un po' a riprovare, vediamo un no, po'. No, ok, Tirogue. Ok, dai, va bene. Preso. Allora io gli mando una ultra per sicurezza. Io l'ho preso, lo chiamo. Dai, ti prego. Dai. Come lo posso chiamare, Luke? Tyrog. Ci sono sempre quei soprannomi là del cioè, però sono troppo mainstream quei soprannomi. Tipo Chuck. Quindi. Quei soprannomi tipo Chuck e Balbo sono troppo mainstream. Puoi chiamarlo. Cazzo, ne so. Dai, tira i calci, lo chiamo Melo. Dai, ci sta. Ci sta, perché... Oddio, mi ha fatto... C'ho abisso questo nome. Tranqui, Luke, cioè, sei di livello più alto, sei in combo. Io sai che abisso c'ho un brutto rapporto con abisso. Lo so benissimo. Senti. Io c'ho un brutto rapporto con la merda. Allora, non posso catturarlo così, però, se sta così. Quindi come faccio a catturarlo? Mi sa che non riuscirò a catturarlo, quella sensazione, perché... Finché stai minimizzato non posso catturarlo, oppure posso? Finché? Finché fa minimizzato, posso catturarlo? Sì, no, che puoi. Minchia, continua a uscire all'ultimo, madonna. Dai. Niente, non sta. Raga, il mio team senza merda non vale più, cioè... Non vale più, cazzo. Catturato! Yes. Ole, perfetto, almeno abbiamo la coppia, dai. Ok, Pokémon Volt, le nuove code, come lo posso chiamare? Tu l'hai chiamato Kitsune, vero? Sì. Quindi...
come posso chiamarlo questo qua? Allora. Io nel frattempo sono entrato nella palestra. Nella palestra? Yes. Nella palestra. Allora, la chiamo. Quasi quasi inizio ad aprire gli allenatori, Luke, va. Ci sta. Beh, dai. Vado sul classico stavolta, la chiamo Flame, dai. Non è... Dopo merda, io mi voglio suicidare dopo merda. Non ho più l'ispirazione, cioè. Esatto, vero? Non c'è più quel merda di... Il tocco di merda nella sua holding, cioè. Ah, ragazzi. Raga, voglio che qualcuno faccia una fan art in onore di merda, vi prego. Mandatemela sulle pagine Facebook, su WhatsApp, ovunque. Sì, spammatela su WhatsApp in qualche modo, cioè, ovunque. Voglio veramente... un qualcosa che ricordi merda. Intanto questa qua coerente, manda Oddish nella palestra di tipo erba. Giustissimo. Mi sembra più che giusto. Se ci fosse stato merda. Se fosse stato merda, qua non viveva più nessuno, invece è morto. Ok, qua c'è Guardone ancora che spia le ragazze nella palestra. Vabbè, io sto arrivando da Erika comunque. Hitmonchan. Ecco, sarà poi interessante vedere in cosa lo farei evolvere il tuo. Dipende, il tuo non posso decidere. Non sta a me. Sarà... No, esplosione! Oddio! Ho fatto esplosione su Xatum, ha fatto questo. Vivo, questo... eh? Sì, è vivo con qua. 58 PS solamente. Allora, non ho visto chi manda, Firo, ok. Allora. Ok, torch. Io l'ho devastata, non so se mi spiego. Chi? L'ultima allenatrice. Ah, pensavo Erika, già hai fatto. No, Erika non ancora. No, fa resistenza. Cazzo. Qua... Dove sei te? Sono alla. Ecco, terza allenatrice, l'ultima praticamente, quella con i capelli blu. Perfetto, allora dai, ti aspetto. Misdreavus, ok. È un parto, Misdreavus. Smog, dai. Non fare smog, idropompa. Pasquale, è o tuo momento. Pidgeot, ok. Torch. Vai, Torch? Vai, ragazzi, Torch è il simbolo adesso della squadra, veramente. È l'emblema. È quello forte di Duke, invece il forte della mia squadra è... Ok, Gio, ci sono Pupenaz. Vabbè, vai. Una buona coppia. Io ho iniziato a parlarla, Va, ciao. Vai, parla poi, dato io mi curo. Che tempo splendido, vero? È così rilassante. Rischio di addormentarmi. Dormi, Troia. Mi chiamo Erika, sono capo palestra di Azzurropoli. Sei arrivato fin da Yoto. E sì, in groppa alla merda. Che gentili. Ah, scusa, non avevo capito che fossi qui per sfidarmi. Va bene, ma guarda che non perderò. Forse. Non si sa. Però signori, merda, in merda. Onore di merda, voglio un perfect. Perfect. Manda in campo Slowbro. Dove manda in campo Forret? Oh, cazzo, tuono shock su Pasquale. Ok, non mi piace Forret. Aspetta, peraltro perché non ho mosse fuoco. E mi fa passare a girare, insomma. Allora, amnesia. No, non cominciare con il di drago. Vai giù, maledetto. Dai. Muori. Sì, perfetto, primo andato. Io non ancora, me. Sta per mandare Wigglytuff e io ti mando Shaller con Vital Tiro a casa. Vital Tiro? Minchia, Vital Tiro su Shaller è veramente l'emblema. Fanculo, iperpozione di merda. Ah, usa pure l'iperpozione in questo questa palestra. Minchia, ragazzi. Shaller vuole prendere Mega Assorbimento. Che dice, al posto di Petalo Dance? No. No, vabbè, anche se comunque sia Petalo Dance ti blocchi, comunque sia... forse non mossa. È il caso. Bayleaf! Persian da me, quindi lotta in casa in poche parole. Cosa posso fare un Bayleaf io? Allora. Pupenaz con Raggio Aurora, che domanda. Vai Marley. No, non volevo mandare Marley, madonna. Oh, cazzo, pazienza. Ah sì, sì, okay, naia. Oh, Gio, comunque ho notato che il suo Vogon più forte è 46, quindi i livelli sono notevolmente alzati, purtroppo. Sì. Golda che 46 qua, vedo. Aia, regalino. Ok, io ce l'ho fatta. Allora, che dici, me la rischio? No, ho paura. Luke, abbiamo già perso merda, non possiamo permetterci altre cagate. Okay. Splash di Persian, ok, ho vinto, ciao, proprio. Ok, lei però la MT ce l'ha data, attenzione. Ce l'ha data, quindi è la sua che è un infame. Oh, figa, Mattin d'oro. Beh, non poteva andarti meglio, diciamo, È vero. Ok, Giga Assorbimento. Oh, ci rimane ancora tempo in teoria, quindi secondo me potremmo fare qualcos'altro. Sì, allora, cosa possiamo fare? Allora, potremmo in teoria avviarci verso Celestopoli. Possiamo, dai, andiamo verso Celestopoli. Facciamo la cosa del pezzo. Del pezzo della macchina, che dici? Esatto, sì. Se riusciamo, comunque iniziamo ad avviarci, facciamo la nostra bella cattura. Per adesso non prendiamo nessun Pokémon, ve lo dicevi per adesso, come sesto come sesta no, coppia. No, beh, prossima parte, raga, ne sceglieremo uno tra le due coppie o tre, dipende dalle catture che faremo. Tre, sì. Allora, aspetta che mi prendo delle Pokéball gioche, sennò qua... Anch'io faccio un po' di scorta di iperpozioni, Ultra Ball. Anche. Allora,
Il centro commerciale di Azzopoli è bello fornito, mi dicono, è bello pieno. No, no, per niente. mi pare che l'hanno spolpato di un botto di roba in sto gioco. Ok, allora, percorso 7, abbiamo già fatto la cattura, quindi andiamo nel percorso 5, che è quello tra Zafranopoli e Celestopoli. Ok, perfetto, c'è l'erba sopra. Oh, che bello, hanno tolto la zona di taglio qua, così posso passare senza fare il giro bastardo. Esatto, quindi fatemi controllare per sicurezza. Allora, qua, io ho trovato il Pokémon, ops. Allora, aspetta. Che Pokémon è? Meganium. Buono. Vediamo un po' il mio. Questa mi è piaciuta. Percorso 5. No, Cinciao no, devo... Non posso. No, è già catena evolutiva. Ho torcio, ragazzi. No, dai, Luke, ma no, ho fatto teletrasporto. Ma no, questo è uno scherzo. Non ci credo. Dai, ma minchia. Avete rotto, confermo che avete rotto con teletrasporto, cioè. Ma vabbè, porca troia. Facciamo la Celestopoli usando Surf a questo punto. Cosa è successo a Celestopoli qua? Non si capisce un cazzo. Laggiù. Ah no, aspetta, Celestopoli non si può. Sì, non si può fare. Penso, possiamo farla a sinistra di Celestopoli. Ah, è vero. Allora, a sinistra di Celestopoli che percorso è, bro? Che me ne voglio poi almeno ricordare. Non lo so, mi chiama Crispiglia Mosche, però io gli sbatto il telefono in faccia con una cattiveria mai vista. Allora. Percorso 4. Ok, quindi percorso 4. Andiamo. Vai. Vai te stavolta. Vediamo un po'. Mr. Mime, va. Oh, vabbè, Cristo. Okay, vabbè. Tanto quello 8. Lì non può aver teletrasporto. Nidoking. Vabbè. Tu sei perseguitato da Nidorino e Nidoking proprio, cioè ti inseguono in ogni dove. Ok, Ultra Ball. Sì, solo che ora che l'ho preso. Sì, vabbè, allora, Nidoking. Sei a livello 8. Catturato Mr. Mime, ok. Nidoking. Allora. È un re. Io la chiamo Circus, la mia. Io potrei chiamarlo come un famoso re, cazzo ne so. Sì, chiamalo come un re. Boh, però voglio trovare un bel nome. Allora, boh, chiamo... nome di re... Boh, Attila. Attila, minchia, proprio... Cazzo, ok, io ho preso Circus. Ok, abbiamo... se lo chiamassi invece... Ci sta? Ver... Ah, pensavo ci sta che volessi chiamare. Cioè, infatti è tre Ver... cose. Cinge... No, non ci sta Vercinge Torice. No, è abbastanza lunghino come nome. Allora vada di Attila. Attila, plagiato di Dio. Beh, questa allora. Coppia qua è abbastanza onesta. A parte, qui un vabbè. Tempo c'è una grotta con dei Pokémon terribilmente potenti. Sì, purtroppo non c'è più la grotta celeste, peccato. Rip. Ah, qua non si può andare, vero? Non si può andare verso il monte? Allora, qua io sto andando verso Miramare, dove c'è Bill. Aspetta, qua non c'era tipo... Ah, non si può più andare là dietro. Dietro allora, la casa del tipo. Allora, vediamo un po'. Calma. Ah, qua c'è, ok, l'hanno modificato. Allora, è presente che c'è il ponte rapito, che c'è dell'erba. Cioè, qui è il percorso 24, quindi possiamo fare un'altra cattura, in teoria. Ok, vabbè, sì, oggi è giornata di cattura, signori miei. Di teletrasporti. Okay, perché non c'è la recluta? Non c'è quella recluta. Ah, prima dobbiamo andare a fare la roba della centrale. No, da Misty dobbiamo andare prima. Andare da Misty e poi deve andare alla centrale. Ok, nel frattempo io ho trovato il Pokémon, che è un Venonat. Okay, che ho catturato e che chiamerò Koga. Il mio è un Togetic, non mi pare che abbia trovato un Togetic, no, non mi pare proprio. E vabbè, Togepi, ma alla fine non l'avevano contato. Allora, andiamo con un'altra azione, almeno non mi fa nessun attacco, grazie. Io l'ho chiamato Koga, Luke. Ok. E aspetta che vado a sbloccare la roba della recluta. Levati! Oh. Lezzo. Ok. Allora, Togetic. Ma no, non è neanche qua la recluta. Allora come si faceva, Luke? Prima dovevamo andare alla centrale. Allora, secondo me prima dovevi andare a centrale perché c'era il tipo che lo chiamavano al telefono, ti ricordi? Esatto, un tipo sospetto. Hai ragione. E allora, boh, a sto punto direi di fare la zona anche qua di Bill, lì. Conta che siamo già 18 minuti. Facciamola veloce, dai, tanto due minuti ci arriviamo. Ok, ho preso Togetic. Perfetto. Molto bene, Io inizio a sfidare gli allenatori qua sopra, direi. Ok, lo chiamo Fairy, perché vabbè, il tipo Fata arriverà. Arriverà prima o poi. Prevegenza, okay, stai fermo. Oh, ci sono soltanto gli allenatori in quel percorso. In dai, gioco. Non lo so. Sicuramente sono stronzi. Perché sto qua continua a farmi spora come lo schifo. Spora come lo schifo. Spora. Lo so. Ah, sì, Luke. Perché adesso il ponte Pepita. Ti ricordi che era stato spostato qua? È vero che ci sono quelli del ponte Pepita in orizzontale praticamente. Ma tanto è una cosa tranqui, Luke. Speriamo, gioco. Cazzo. Ma sì, sono pippe, ce li hanno al 34. Più o meno. Persia, vai. Carica, ne persia. Olè, surf a casa. Raga, io sono ancora buttato giù per... merda. No, ragazzi, merda.
Sì, no, tremendo. Poi hai fatto una fine infame proprio, cioè, falce cannone. Cioè, almeno è morto da eroe. No, ma sai cos'è la peggio cosa? Che ti è capitato alla Kazam proprio, nella posta di Sabrina. Cioè, proprio, dai, non diciamoci balle. Oh, ma questo qua in orizzontale è un altro percorso ancora, Luke, perché c'è l'erba. Sì, molto bello. Bella, allora un'altra cattura, minchia. Aspetta, controllo, Gio, però, che per sicurezza me lo controllo. È pieno di semi, ma vai a casa, va. Becca. Ok, percorso 25, un altro percorso. Ok, sì. Perfetto, allora cerco il Pokémon. Abbiamo veramente un sacco di copie da su cui scegliere per la prossima Vediamo parte. Vediamo un po' chi mi becco. Torch. Adesso ti becchi Torch. Così. Abra. Chi è, Gio? Oh, Gio, chi è? Pikachu. L'ho preso. Che tristezza, la vita. Lo chiamo Mikey, come posso chiamarlo? Chiami merda. Un nome che no, ma nessuno merda. può permettersi. No, c'è di nuovo Scizor. No. Selvatico. No, di un allenatore. Oh, che sbatta. Basta Scizor, ho tre palle anche. Vabbè, finché non fa osso merang possiamo andare tranquilli. Allora, vabbè, io inizio a buttare giù Jinx, Iglybuff. Allora, via. Tu hai preso Pikachu, dicevi, vero Gio? Sì. Ok. Viva. Io ho preso. Oddio, Machop, dai. Ok, mi sa che questa coppia qua non la scegliamo, sai. No, ragazzi, ma. Aspetta, ma tu hai già preso Sina 2? Ho catturato Machop, che faccio adesso, però? Vabbè, ormai l'hai preso, Anche perché, no, con Sina 2 non avevamo fatto la coppia, ti ricordi? No. Avevamo fatto la coppia, era morto Sina 2, Gio. Era morto Sina 2. Ah, già, Era morto. Boh, non lo so. Vabbè, ritenta. Ritento, no. Che dite? Ritento. No. Me l'hai detto dopo. Che è successo? Hai perso qualcuno? Shaller. Martellata di Jinx. Shaller chi è il tuo? Golem. No, quindi mi è morto Xatu. Ok, ragazzi, abbiamo perso Xatu anche. Mystery, ragazzi, è morto. Abbiamo perso due coppie. Merda. Ok, faccio la cattura nel percorso qua, riprovo. Minchia, Machop, madonna, Lugarmin. Allora. No, Chansey, no. Ma vaffanculo. Tu sei pazzo. Ti mangio, non lo catturerò mai, Chansey. Non posso manco indebolirlo. No. Ma vaffanculo, proprio. Okay. Qua cosa no, non c'è neanche no. Bill, c'è il nonnetto di Bill che non serve a niente. Sì, il nonnetto di Bill che dice che gli però a Miramare si può fare una cattura, vero? C'è l'acqua a Miramare, sì. Ci deve essere lo spezzo d'acqua dove c'è Misty. Ok, boh, mentre tu sfidi gli allenatori io ne cerco uno. No, io sto cercando di catturare Chelsea, Gio. Vabbè, io inizio a... Non lo catturerò mai, comunque. Posso indebolirlo perché gli posso dopo. Dai, dammi un Pokémon decente, per piacere. Dai, Cristo, Raticate! Vabbè, prendiamolo, lo chiamerò Gary, come lo posso chiamare? L'ho catturato con la Level Ball. Con la Level Ball. Buono! Ok, lo chiamo... No, neanche Gary, lo chiamo Blue. Lo chiamo... come lo chiamo? Lo chiamo Doc. Doc col simbolo femminile, se non c'è il simbolo femminile. Perché non c'è il simbolo femminile? Ok, io sono tornato a Celestopoli, vado a depositare il buon Shaller. Tu quindi hai contato Ratica tra fine? Sì, esatto. E io Gio devo ancora andare lì, mi mancano un po' di allenatoria, quindi non so se è il caso ancora. Allora. Dai, ti aspetto io. Ok. Minchia, quest'oggi parte abbastanza tesa, mi dicono. Ma dai, martellata di Jinx, ma Cristo. Allora, facciamo ragazzi che adesso velocizzo di brutto, sennò qua ci mette una parte di un'ora e mezza e non è il caso. Ok. Non sei mai visto una cosa del genere. Io pensavo che fosse già tanto aver perso merda, che avessimo già subito abbastanza, e invece mi devo allenare due Pokémon. Ok, starmi. Gli faccio una bella fossa e vai a casa, grazie. Ok. Qua c'è ancora il buco nella casa, no? Non c'è più. No, Pepita. Quanti allenatori ci sono? Mio Dio, troppi tipo, in questo percorso, vero? Minchia. Sì, poi qua si dovrà usare taglio per andare. Vabbè. Comunque raga, ve lo anticipo, nella prossima parte andremo verso la Vandonia comunque. Esatto. E verso la centrale elettrica. Giusto. Poi a quel punto dopo torneremo a Celestopoli per rimettere a posto, per ritrovare il pezzo della centrale. Poi dopo sbloccheremo la...
E tu dove hai catturato la Hagrid? Nell'acqua. Ma davanti a casa di Bill? Sì. È sempre percorso 25, non è Miramare. Bene, vado a liberarlo, grazie dell'informazione. Niente Hagrid, ragazzi, me ne sono accorto della mappa, quindi Hagrid non vale perché è sempre percorso 25, abbiamo preso Chansey e Pikachu. Ok. Evviva. Quindi io direi che per questa parte aspetta che ho deposito i Pokémon morti. Direi che poi... per questa parte può finire assolutamente. Ok, Xatu è morto, purtroppo. Box, poco è box pieno, vabbè. Il deposito fuori parte, finisci pure, vai. Quindi signori miei, io spero che nonostante tutto questo episodio vi sia piaciuto. Sai, così vi invito come al solito a lasciare un mi piace, a commentare e iscrivervi al canale. Rispondete alle domande del giorno che trovate qua sopra in descrizione. No. Mi sembra giusto, ragazzi, merda. No! Morte di merda ha fatto sfacciare. Mi sono confuso. Rispondete alle domande del giorno che trovate nella sidebar e passate dai social che trovate in descrizione. Mi è detto ciao, vabbè, noi ci becchiamo in un prossimo video. Hola ragazzi, alla prossima.